Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze in questa nuovissima puntata da DJ Fair 98, puntata in questa nuovissima registrazione che questa volta parleremo, sempre registrazione di Train Simulator, parleremo di come guidare il tipo di treno, la classe 155, che fanno parte delle mappe di Londra, ma comunque si possono anche mettere nelle mappe di Monaco, Asburgo o altre mappe, perché questo treno è piccolo e adattabile a tutti. Allora, innanzitutto in questo tutorial vi mostrerò come far partire il treno e le sue novità, le sue funzioni e tutto quanto. Cominciamo il tutorial su come far partire il treno, visto che è un po' complicato per tutti, lo è stato anche per me le prime volte. Allora, innanzitutto deve essere inserita questa chiave, come vedete nel mouse, inseriamolo in questo modo. Poi si toglie il freno e si riduce a zero e la manopola della direzione si manda completamente avanti. Disattiviamo l'allarme e premiamo su questo pulsante. In questo momento il treno è pronto a partire. Allora cominciamo lentamente a farlo partire. Procederemo per una stazione per farvi dimostrare il funzionamento di questo treno. Dopo averci preso l'abitudine, diciamo, è abbastanza semplice accendere tutte le sue funzioni. Allora, per quanto riguarda dal punto di vista interno, mentre il treno parte, dietro abbiamo disponibili moltissime funzioni, anche davanti, tra cui luci di varie direzioni, allarmi, porte, controllo porte, gestione porte, freno, tracciacristalli, telefonate. Poi abbiamo dietro altri pulsanti come luce centrale, la luce della gara. Allora, la velocità di questo locomotiva non è molto veloce, arriva fino a velocità media di 75 km orari, ma può arrivare anche 100-110. Come ho detto prima, questo treno è originale della mappa di Londra, l'abbiamo adattato dalla mappa Monaco da Asburgo. Allora, il prezzo standard è di 12 o 13 euro comprandolo su Steam, dal sito ufficiale del rivenditore. Io l'ho pagato molto meno perché era in offerta. Dunque, adesso arriviamo alla prossima stazione che vediamo nella mappa. Qui i freni, non c'è molta differenza di freni rispetto agli altri tipi di treni, perché è abbastanza, il ritardo non è eccessivo e frena in poco tempo. Vi mostrerò, adesso ci stiamo avvicinando alla stazione. Diminuiamo la velocità, almeno deve essere a 300 per evitare di frenare al meglio. È possibile attivare anche la salviera, in questo caso l'attiviamo. Abbiamo il clacson, tergicristalli e tutto quanto. Ci stiamo avvicinando, intanto impostiamo i freni. Rimaniamo a una velocità costante di 60 km orari vicino alla stazione. Possiamo cominciare a diminuire. In base alla stazione voi potete decidere i tempi di frenata a vostro piacimento. Qua. Potete aprire semplicemente le porte con il tasto T. Questi soprattutto, ecco, è uno dei treni più piccoli della famiglia della classe 150. E niente, spero vi sia stato utile questo video. Appena raggiungerò le 25 iscrizioni caricherò molti più tutorial e molti più video di Train Simulator, ma molti altri gameplay
basta che vi iscrivete al mio canale, se volete sapere altre informazioni su questo gioco potete semplicemente scriverlo nei commenti o come messaggio personale. Spero vi sia piaciuto questo video e ciao alla prossima da DJ Fai.